guardavo a questo momento questo posto che è veramente una cosa splendida, che anche si sente molto energia, molto forza. Suonando io ho sentito molto un'energia non abituale. Si può fare anche altri progetti qui, perché anche l'acustica è buona. Cioè, il suono è molto differente perché non c'è risonanza e il suono è molto chiaro. E penso che anche di concerti classici, anche di musiche classiche con archi, dove essere molto bello, Conoscevo benissimo, che simboleggia Napoli nel mondo, un luogo di contrasto tra un panorama strepitoso e un vulcano famosissimo in tutto il mondo anche per la sua potenza distruttiva. Mi sembrava un luogo ideale in cui far venire fuori le emozioni con due artisti straordinari come Richard Galliano e Marco Zurzolo. È stato, come dire, anche un lavoro di vari anni che poi siamo riusciti a realizzare grazie anche a altre persone straordinarie. C'è l'intuizione, ma poi c'è il lavoro di tanti, negli enti che ci hanno sostenuto e autorizzato, e soprattutto anche in tutti quelli che hanno creduto in quest'idea un po' folle.